Ciao a tutti, grazie per essere ritornati, grazie per tutto il supporto che ci avete dato, siamo molto contenti, soprattutto per la risposta che ci avete dato, è stata molto positiva e questa è la cosa più importante per noi. Abbiamo qui The New Voice Gabriele, quindi iscrivetevi tutti nel canale di Gabriele, vi lasciamo il link, ora è attivo, caricherà sempre più cosine. Dobbiamo ricordare che non siamo più liberi in questa piattaforma di esprimere a 360 gradi il nostro pensiero, siamo molto limitati, dovremmo bypassare, nonostante questo siamo comunque sempre sotto osservazione, per questo ci lanciano degli strike insensati, soprattutto nell'ultimo periodo hanno messo un sacco di nuove restrizioni che ci impediscono di parlare liberamente e dar loro fastidio. Saremo liberissimi su Rumble invece di mandare integralmente anche i nostri podcast, le nostre conversazioni, le nostre ricerche. Questo, ed è per questo che è importante iscrivervi nei nostri canali di informazione Rumble. Così possiamo iniziare sul chi siamo e perché facciamo determinate cose tramite i canali di informazione. Lo abbiamo già anticipato nel primo episodio podcast. Questo per chi non mi conosce a fondo, quindi per chi si è iscritto ultimamente al nostro canale Kill Dogma TV. A primo impatto questo Q è Trump, soprattutto Trump, non lo vedevo bene, ma vi spiego il perché. Prima di tutto perché, come la maggior parte si saranno posti questa domanda, se vai ad un certo potere, diciamo che devi essere collegabile a loro, giusto? Se arrivi a una certa posizione per poterci soprattutto restare. Sì. Infatti, per chi ci conosce invece proprio dai primordi del nostro canale, saprà che per primo ero scettico, ho mandato le mie prime riflessioni, ma non per pregiudicare, piuttosto per cercare di non far illudere la gente di un probabile falso movimento, quindi lo vedevo come un probabile falso movimento. Perciò ho deciso di non dedicarci tempo contro, perché comunque non trovavamo delle prove per accusare né Q né Trump. L'unica cosa che trovai, una cosa ironica che faceva ridere, è vedere Trump nella WWE. Però poi ho deciso di dare tempo al tempo e di vedere se effettivamente negli anni questo falso movimento si sarebbe rivelato come tale, oppure potesse essere effettivamente qualcosa di coerente. E comunque io a prescindere dicevo, spero ma non ci credo che sia un movimento che ci aiuterà. Quindi, arrivati ad oggi, vedendo che comunque ci sono tante coerenze, tanti segnali più che altro, che non sono palesi, sono segnali per quei individui svegli come noi che possono recepirli come tale. Quindi, visto che non è una cosa che si palesa così tanto ed effettivamente sembra esserci una guerra invisibile, un'ipotetica terza guerra mondiale che è stata invisibile e non è stata messa sotto i nostri occhi, quindi una cyberguerra, si può parlare di tante cose, diciamo che è un po' più di speranza ed è per questo che ci siamo messi direttamente a confronto da una visuale cinica e critica come la mia, a confronto con chi è completamente nel mondo di Q come te. Quindi dopo averti conosciuto, dopo aver discusso, mi sono confrontato anche con altri che sono personalmente amici, ora anche tu sei diventato un amico perché ci sentiamo da tempo. Sì, però ho persone che ho vicino che sono esattamente come te, che hanno ricercato tutte le prove coerenti per cercare di capire se Q e Trump fossero affidabili, detta proprio brevemente, molto brevemente. Sì. Quindi sì. Ho un background dove già avevo discusso con i miei amici, dove io dicevo non illuderti che magari potrebbe essere un falso movimento, una falsa guerra per distogliere l'attenzione del popolo, togliere il potere al popolo. Io la provavo proprio così, nel senso che se c'è un falso movimento che dice stiamo sconfiggendo la cabala, vogliamo sconfiggere la cabala e questo sistema marcio, il sistema bestia, stai togliendo potere al popolo, perché il popolo dice bene, c'è qualcuno che lo fa al posto mio. Qui no, chiudiamo il mio background, così sai anche perché non lo conoscevi, immagino. Ti risponderò adesso su questo quesito, ci ho pensato tantissimo anch'io, ma ho perseverato nelle
nelle mie ricerche, nel mio modo di essere aperto e mentalmente lucido su ciò che leggo e sulla situazione in maniera più ampia. Allora, io so che Trump viene da quel mondo, so che, perché ci sono anche immagini di Google dove lo ritraggono con tutti questi personaggi, ok? So che viene da quel mondo, però c'è anche da dire che Trump l'ho visto trasformarsi. Uno, perché ho avuto anche a che fare con dei tweet messi da lui, uno del 2012 che ti potrò dare, riguardo appunto i bambini e le perversioni di questa gente, e già lo denunciava. E poi nel 2014 anche la sua resistenza riguardo ai vaccini in generale di alcune compagnie farmaceutiche. Ora, io non vedo in Trump la risposta alla guerra finale, perché appunto è la gente che deve dare il contraccolpo, è la gente che deve dire basta. Ora, Q, e loro lo sapevano, Q nasce proprio per informare la gente, per spreadare un nuovo tipo di informazione. Guarda che non è così come sembra. Questo ti sta solo dicendo. E mi sono messo anch'io, infatti, e noto questa cosa, è quindi vero, è vero. Quello anche, l'ha ribadito anche nel CPAC, ma in questo momento, proprio per rispondere a questa domanda, lui ha detto una cosa. Ha detto, ok, prima di tutto riguarda la fake news, che lui vuole fondare un nuovo movimento, e lui ovviamente dice, ovviamente è una fake news perché dividiamo i voti, dividiamo i partiti, si crea più una scissione. Ma più che altro ribadisce un concetto, il discorso del CPAC di ieri notte. E lui dice sostanzialmente è la gente che deve fare il passo in avanti, non sono io. Ed è una cosa che continua a dirla già dal suo periodo dell'inaugurazione. Cioè, noi sostanzialmente prendiamo il potere da Washington DC e lo trasferiamo alla gente. La gente che deve dire è buono. Altro che. Sì, lui sì. Si aspetta che ci sia una rivoluzione dalla gente. Non che lui a fare... Se lui voleva fare la guerra a questi, probabilmente o sarebbe stato sconfitto e quindi diventato uno di loro, perché lui da solo non è che può fare molto, a mio parere, perché diciamo questi, che ha trovato un compromesso. Questi da sempre governano i capi di Stato, comunque da sempre hanno un potere illimitato, un potere che comunque la gente riconosce. Lui vuole che in qualche modo la gente non riconosca più quel potere, che mette in discussione il paradigma, ma il paradigma di tutto. Received a briefing about the border today? Yes, I did. What did you learn? A lot. Is there a crisis at the border? Please, everybody. No, we'll be able to handle it. Thank you. And I'm happy to take questions if that's what I'm supposed to do, Nance, whatever you want me to do. Secondly, we're in a situation where we have put together, and you guys did it for our administration, the President Obama's administration before this, we have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics. Ecco, io ti parlo adesso in maniera più ampia di un discorso sui valori, sulla morale e sul paradigma del materialismo, che è cronico ormai. Va bene, allora partiamo con questo tranquillamente, Gabri, ti butti, e poi piuttosto tutte le notizie più importanti le possiamo anche buttare alla fine e chiudiamo così. Sì, le letture le facciamo alla fine, così capiamo più o meno il bilanciamento di questa guerra e ci conferma l'idea che c'è una guerra di informazione, di chi viene arrestato, di chi si sposta alle dimissioni, nuovi capi di governo, eccetera, eccetera. Allora, io partirei proprio dal fatto di un'idea che nasce alla fine del 600, cioè con l'illuminismo, che è una scissione proprio tra
diciamo, il paradigma spirituale e religioso e il paradigma per portare a un paradigma più materialistico, cioè non abbiamo bisogno più di pensare a un'anima, a un'eternità, non c'è bisogno più di pensare a Dio, e l'unico nostro Dio è la ragione, il lume della ragione, ok? L'illuminismo. E infatti fu quello il periodo in cui le prime massonerie vennero fondate, che ci fu appunto la loggia massonica dei muratori, che poi portò alla fondazione degli Illuminati, che si infiltrarono nelle massonerie e così via. Quindi le massonerie, gruppi segreti, capi di Stato che si riuniscono, e si è creato un meccanismo, un vortice di cultura, di tradizioni e di paradigmi, tutti legati al materialismo, sempre meno spiritualismo e più materialismo. E questo è un eccesso. In più anche le correnti filosofiche sono completamente astratte, non parlano più di un qualcosa di divino, ma parlano sempre di un qualcosa che è legato a una meccanica metafisica. Quindi tutto è separato da tutto, ognuno è circoscritto, un atomo è circoscritto dall'altro, l'elettrone è circoscritto dall'altro elettrone. Cioè, capito che... E questa è stata poi messa in discussione nell'ultimo periodo con la meccanica quantistica, però. Sì, infatti è un po' come avessero voluto fuorviare da ciò che più ci avvicina alla realtà. Quindi, Il filosofo medievale Tommaso d'Aquino, ho letto qualcosettino, ma proprio un pezzettino, però vorrei prendere qualche suo testo. Riguardo alle filosofie del Medioevo, sembra che sia più logico il suo modo di pensare della vita, che comunque racchiude sia un certo materialismo, cioè noi siamo qui per imparare cos'è il materialismo, cos'è la vita materica, sia che il fatto che comunque la vita materica, cioè una roccia e un pezzo di ferro, sono comunque la stessa cosa, derivano dalla stessa lavorazione, quindi sono un'unica sostanza, sono un'unica anima, ogni cosa ha un'anima, capito? Ogni cosa è infinito, ok? Questa cosa l'abbiamo completamente scordata, cioè non riusciamo neanche a collegare il fatto che un'emozione negativa può portare a un deterioramento della materia, perché comunque è tutto legato all'anima, ogni cosa è un'anima, ok? Molto bella la citazione, invece di vedere ogni ramo distinto, in realtà sono tutti rami dello stesso albero. Questa è una citazione molto breve, ma sì. Carina. Sì. Poi volevo aggiungere che comunque è molto interessante, collegato a ciò che dicevi prima, analizzare che esistono le dottrine esoteriche ed exoteriche, quindi dottrine che sono chiuse a un cerchio ristretto e quelle esoteriche rivolte per gli altri, capito? Allora, questo è sempre proprio... collegato, questo è anche sempre collegato a livelli, a compartimenti, a livelli. Sì, ma tutto questo infatti a mio parere si è proprio, questo meccanismo è proprio iniziato con l'illuminismo e la massoneria. È proprio quello il periodo in cui hanno iniziato a censurare una cultura, una tradizione, per poi portarci a un nuovo paradigma, che è il paradigma del... Poi anche con le guerre cancellavano la storia, la cultura altrui, per poi instaurare la loro torre di Babele. Sì, questa è la regola, diciamo, dei vincitori, ma non è solo quello. Io parlo di una struttura sociale che loro hanno improntato, perché ora vediamo, per esempio, nei libri di storia gli eventi accadono in maniera casuale, un re un giorno si alza, si incazza e dichiara guerra a un altro re e così via. La storia sembra un po' così. Ma in realtà è dal 700 in poi... Buona favola. Questa storia è stata molto, molto cambiata, perché proprio il gruppo di potere in cui si instaurava nelle massonerie in poi, che poi hanno dato questi gruppi di potere, il CFR, il Council Foreign Relations, o
il Bilderberg o il gruppo dei 30 o il Skull and Bones, eccetera, e così via. E hanno come progetto proprio il mantenere la cultura vera per i loro scopi e darci a noi una versione della cultura e dell'umanità distorta. Per quello che ti dicevo, esoterica quella per loro ed esoterica per gli altri. Sì. Per l'esterno. Sì, diciamo che poi comunque questo fatto c'è sempre stato più o meno, ogni re, ogni piramide sociale che almeno perlomeno dall'età dei Sumeri a oggi è sempre stata perseguita, io credo. Più che altro dove ci sta portando questo meccanismo, questo paradigma? Il nostro modello di vivere è così. Dagli anni, perlomeno dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, nel quale c'è proprio stata la scissione totale, cioè tutti i laici, soprattutto nel mondo occidentale, sempre più laici per un mondo, per una visione più materialistica della vita. E quindi Seconda Guerra Mondiale, boom economico, la gente inizia a stare bene e pensa che per avere più soldi e stare meglio ha bisogno di studiare, lavorare, per avere la macchina sempre più nuova, per avere sempre il televisore più nuovo e così via. Cioè siamo completamente distratti e mambolati ad arrampicarci in questa gara, in questa competizione essenzialmente futile e senza nessuna logica per quanto riguarda quello che è necessario per la vita sostanzialmente. Questo meccanismo è molto stato improntato sia dal comunismo, da idee comuniste, sia dal socialismo, quello vero e proprio, che comunque prevede il salario minimo, però sempre un'idea materialistica, sia anche dal nazismo. Io credo che sia una cosa ancora più nazista questa, nel senso distrarre la gente con oggetti che non hanno alcun valore, alcun significato, ma che con la giusta pubblicità e con la giusta comunicazione queste persone, il gregge diciamo di persone che essenzialmente sono pecore, perseguono come valore unico della vita. Ecco, avere la BMW Serie 5 è il vero sogno della vita. Ah, finalmente mi sono fatto un culo così. Sono andato a scuola, all'università, adesso sto lavorando come un drago, sto facendo i soldini. Ah, e finalmente ho la BMW di serie 5, che dopo 3 anni è già da rottamare, perché appunto poi hanno creato anche un meccanismo in cui ti cercano di ricomprare la stessa cosa sempre di più, sempre di più. L'obsolescenza programmata. Sì. E la cosa bella è che poi appunto adesso l'iPhone ogni anno proprio fantastico. Ma poi dire l'iPhone ogni anno. La cosa più bella è che adesso ci accusano, ma già da un bel po' di tempo semmai questa cosa, ma oggi in maniera proprio totale e dappertutto, il climate change, i virus sono colpa dei nostri stili di vita, perché tu andando in città e andando a fare i soldi stai creando con inquinamento, stai creando consumi, sprechi qua e là, e quindi è colpa tua sostanzialmente. E purtroppo però il paradigma che ci hanno insegnato dagli anni 50 in poi era completamente quello. Quindi comunque adesso la gente è confusa, perché dice: ma se era così, adesso non può essere così, cos'è il nostro... perché siamo qui? E questo mi fa pensare che comunque porterà a un grande risveglio, nel senso che porterà a mettere in discussione il paradigma finalmente del materialismo e porterà appunto la gente a un percorso un po' più spirituale, un percorso un po' più minimale, meno progressista, perché non servono questi costrutti sociali. Non servono per la vita, non fanno proliferare e prosperare la vita. Vanno contro le leggi della vita, cioè stiamo diventando sempre meno umani. E infatti poi vedi cosa ci portano? Ci portano a pensare che a un certo punto avremo bisogno di loro per sopravvivere, quindi
vaccinazioni, robotizzazioni, cioè anche lo stesso depopolamento, crescita di cyborg, sì, ma quei pochi che rimangono, a parte la depopolazione, quei pochi che rimangono, cioè sono completamente inumani, cioè non ha proprio senso di niente, non ha nessun valore. È proprio questo, infatti, quello che ti voglio dire è che quando noi avevamo lottato, i nostri avi avevano lottato per i diritti, per passare da servi della gleba a un salario minimo, per passare da un salario minimo a uno stile di vita comunque più equo e sostenibile, in cui tu stai bene, cresci bene, avevano dei valori comunque prettamente cristiani. Tutti hanno diritto di vivere bene e stare bene insieme. Questo è diciamo, il principio generale. Ma se questi valori vengono meno, che cos'è la morale? Che cos'è essere umano? Cosa vuol dire essere uomo? Non vuol dire niente. Allora possiamo essere eliminati, possiamo diventare dei robot, possiamo essere delle bestie da macello, perché probabilmente sì. Ma tutto ciò è inumano, perché comunque cosa significa? Dimenticare anche che cos'è l'amore e che cos'è l'odio. Cioè i poteri innati di ogni essere umano. Guarda, il nostro potere creatore, realmente parlando, perché se tu fai l'esperimento sul riso e vedi effettivamente che cosa riesci a fare in 10 giorni, rispecchia completamente l'influenza che puoi avere sul tuo corpo o su il tuo partner, sul tuo figlio e via dicendo, o chiunque. Spiega bene questa cosa del riso, spiega come mai è nata questa cosa del riso. Allora, l'esperimento del riso è diciamo che nasce dalle conoscenze di Masaru Emoto, tant'è che lui stesso nelle sue scuole spinse a fare questo tipo di esperimenti sia sulle piante che sul riso. Proprio sulle basi della memoria dell'acqua si può anche applicare sul riso, e questo è bellissimo. In poche parole, vi invito anche a vedere il nostro video, appunto, dove vi dimostro giorno per giorno che cosa succede e lo approfondisco un po' di più. Grazie a Masaru Emoto abbiamo scoperto che ogni molecola d'acqua assorbe ciò che tu gli trasmetti, quindi amore ed odio hanno diverse frequenze e diverse influenze, quindi le frequenze d'amore riescono a fare dei veri e propri miracoli e sono costruttive. Quindi questo lo vediamo anche tramite le onde costruttive e distruttive di Bruce Lipton, biologo cellulare. Quindi il riso, sostanzialmente cosa è successo? Hai usato un campione di riso nel quale un attimo spiegando le basi per capire che cosa succede. Le onde distruttive, questo lo dimostra Masaru Emoto, riescono appunto a influenzare negativamente il riflesso in un corpo, riescono a degradare un corpo molto più velocemente anziché mantenerlo, che è quello che succede invece amandolo, detta sì. Brevemente. La memoria dell'acqua è parallela alla cimatica, quindi bisogna anche capire un attimo che cos'è la cimatica, ma essenzialmente si vede lo stesso disegno, cioè che un tipo di frequenze formano un disegno. Infatti tramite la cimatica sono fatti diversi esperimenti, dalla musica. Alla polvere su un tavolo. Con le diverse frequenze si crea un vero e proprio disegno. Quindi questo lo vede sia la cimatica che Masaru Emoto. Quindi se noi diamo delle onde positive, influenziamo positivamente sul corpo. Sì. Se noi diamo delle onde negative, influenziamo negativamente sul corpo.
Quindi che cosa accade? Che in 10 giorni, potete farlo sul riso, e questo accade in più o meno 10 giorni, 2 settimane, sulle piante ci saranno tempi diversi. Io vi parlo personalmente, visto che ho replicato quello del riso, ve lo so raccontare un po' meglio. Dividiamo le ciotole di riso della stessa cottura in 2 barattoli diversi. Non dovranno avere influenza esterna, quindi dal sole e qualunque cosa, devono essere chiusi in 2 barattoli distinti, etichettandoli uno con amore e uno con odio. Tutti i giorni dovremo andare a dare ad un barattolo dell'amore pensieri positivi inerenti all'amore e il più possibilmente inerenti al soggetto. Quindi se è un barattolo di riso, a me veniva da dire: mantieniti bene, come sei buono, come sei bello, che domani ti mangio. All'altro viceversa, quello dell'odio. Una poesia. All'altro: sei già marcio, non ti mangerò mai, sei orribile, sei brutto. Invece se fosse una pianta, ovviamente sarebbe più semplice l'amare o l'odiare, in poche parole. Però tant'è che dopo 10 giorni, il barattolo che io amavo e chiedevo di mantenersi bene era perfetto, e ogni giorno io riprendevo che cosa stesse accadendo. E quello dell'odio invece era diventato non del tutto marcio, ma quasi, aveva proprio dei punti neri, aveva delle bolle gialle, arancioni, improponibile, puzzava, non potevo neanche aprirlo e sono dovuto scappare per buttarlo. Quello dell'amore era perfetto. Siccome sono esperimenti che possono essere replicati e dimostrati, automaticamente diviene scienza. Il problema, perché la scienza chiede questi requisiti, il problema qual è? Che ovviamente non dobbiamo rendere consapevole l'uomo, quindi lo portiamo al materialismo piuttosto che alla reale consapevolezza di che poteri abbiamo, capisci? Perché abbiamo sotto i nostri occhi un potere miracoloso di poter guarire, mantenere meglio o distruggere, ma col solo pensiero. Infatti lì ne deriva, tramite Bruce Lipton, vi consiglio di seguirlo, ne deriva veramente tanto, come la programmazione mentale da Dianetics, e qui chiudo, però comunque è collegato al discorso che facevi te. No, ma infatti il discorso, noi come quei chicchi di riso siamo completamente, ci autocondizioniamo, per esempio adesso con la narrativa della pandemia, del coronavirus e delle mascherine, delle restrizioni che sono molto di natura negativa. Ci fanno anche sentire tutti colpevoli, ci fanno sentire, capito? Sempre più divisi, sempre più... No, ma dico stiamo anche più male in generale. Noi abbiamo un nuovo paradigma adesso della vita che è completamente negativa e che ci darà un'aspettativa di vita, un'aspettativa di salute molto inferiore rispetto a ciò che magari poteva essere il paradigma precedente alla pandemia, o quello che è la narrativa dei mainstream. E come dici tu, noi dobbiamo accorgerci di non farci trattare come dei chicchi di riso, ma dobbiamo trattarci noi stessi, Gabriele, sì, perché questo, come dicevo, riflette molto. Pensate cosa vuol dire guardarvi allo specchio ogni giorno e avere un tipo di pensiero positivo o un tipo di pensiero negativo. Come ti può degradare o ti può mantenere meglio e creare dei veri e propri miracoli, come guarire e via dicendo. Andando veloce sul percorso nostro, comunque, per fortuna comunque il paradigma si sta mettendo in discussione, perlomeno nella mia visione e con le persone con cui ha a che fare, che hanno a che fare appunto con queste cose, e anche con te, tutto si sta mettendo comunque molto in discussione. E stiamo arrivando a un punto, diciamo, un break point. Cioè, prima o poi ci sarà un break point, e appunto un grande reset proprio della visione del mondo, a mio parere, per ristabilire un equilibrio. Per forza, è inevitabile. Quello che secondo me poi Donald Trump vuole fare, è, appunto trasferendo questi messaggi alla gente, è il fatto di salvare il più possibile. Uscire dalla matrix.
Perché ovviamente se noi continuiamo a dare retta al paradigma di questi qua che hanno, che comunque loro, è vero che sono i promotori del materialismo, ma quei perbenisti, filantropi, materialisti, apparentemente, coltivano il culto del metafisico. Cioè il loro culto religioso loro lo perseguono proprio da anni e da sempre, e quindi loro perseguono appunto un culto satanico dove richiedono sacrifici umani di bambini e così via, come il clan dei Clinton, come il clan dei Bush, come il clan di Soros e altre gente e così via. Sì, è ricorrente, proprio nella scuola tutti lì vanno a finire. Ma infatti il bello è proprio questo, loro che promuovono una società dove non c'è nessun credo, mentre loro perseverano col loro credo, così la società viene sbilanciata, il loro credo diventa sempre più forte, anche perché nel materialismo si sa che un materialismo eccessivo poi porta a una visione un po' più automatica, in cui ci sono meno sentimenti, meno emozioni, meno valori, e quindi portano a un satanismo in un certo senso. È proprio immediata la cosa, no? Perché quando tu fai una tecnologia e inventi qualcosa, non sempre la inventi per il bene comune, ma inventi una bomba atomica per la distruzione comune. E questo è sempre con la giustificazione che la tecnologia deve fare progresso. E questa è la visione mentale che abbiamo. Quindi il computer che ti distrugge mentalmente, o la TV che crea informazione che ti distrugge mentalmente i tuoi stili di vita e diventi un chicco di riso marcio, sostanzialmente, questo per chiudere. La tecnologia è al servizio di una logica appunto perversa e di materia satanica e non di divino, perché quello che noi ci serviva essenzialmente per vivere bene ce l'avevamo già, forse già 100 anni fa, e l'unica cosa in cui dovevamo concentrarci è su come migliorare sempre di più noi, anche Tesla e altri geni, e tutto qua, esatto, tutte queste tecnologie, tutti questi scienziati vengono censurati e altri invece supportano anche la distruzione di massa con la giustificazione appunto, no, il progresso, ma non è così, il progresso non ci porta da nessuna parte, ci porta all'autodistruzione, ed è quello che vogliono le entità oscure che stanno dietro questi grandi ben pensanti filantropi, ok? Ne cito una, dovremmo avere l'intelletto a servizio della coscienza e non viceversa, invece abbiamo la coscienza a servizio dell'intelletto. Esatto, bravo. Questa abbiamo una bellissima citazione. Tra l'altro, collegato all'ultimo video che ho mandato del Rockefeller Foundation scenario 2010, quello poi ripubblicato nel 2020, abbiamo 24 febbraio 2021, energia solare, il Pentagono lancia pannelli in orbita per inviare elettricità in ogni punto del globo. La nuova missione di Bill Gates, l'innovazione ci salverà dalla crisi climatica. I ricercatori del Pentagono sono riusciti a testare nello spazio un pannello solare dalle dimensioni di un cartone per pizza, pensa un po'. Primo prototipo di un sistema pensato per inviare energia elettrica verso qualsiasi punto della Terra. Lo scrive la CNN in un reportage esclusivo. Senza soffermarci troppo, però questo appunto è importante da vedere. Riguardo al video che ho appena mandato, come dicevo, è anche riferito al discorso che facevi tu, sul rendere l'essere umano come colpevole di tutti i mali della Terra oggi, quindi anche nella famosa pietra con la dicitura che la popolazione mondiale dovrebbe essere 500 milioni, giusto? Sì. Ma anche lì si intende bene che il virus nella Terra è l'uomo, e così vogliono farci credere, insomma. Comunque, su Bill Gates abbiamo parecchio, e abbiamo anche questa molto inquietante scoperta che stiamo facendo, e se ne sta parlando anche ultimamente. Bill Gates prevede un'epidemia globale di malaria dovuta al coronavirus. Potrete vedere dalla puntata sequel Crolla Cabala, puntata 9, parla in modo approfondito su tutti gli investimenti che ha fatto Bill Gates
sul modificare geneticamente le zanzare in modo da poter sterminare le zanzare che sono portatrici di malaria. Invece hanno fatto dei veri e propri disastri, parlando dell'ecosistema. Poi tra l'altro si parla anche dell'aviaria, l'avrai visto anche tu, no? Si parla anche dell'aviaria, quindi la coincidenza aviaria dopo aver modificato geneticamente i polli. Mm-hmm. Perciò è doppiamente inquietante. Io adesso sto trovando che se ne parla parecchio, appunto, anche l'11 gennaio 2021, ancora. Questo da Donna Moderna, una cosa simile. Bill Gates avverte: una nuova pandemia minaccia l'umanità. Stiamo ancora cercando di debellare la pandemia dovuta al Covid, ma una pandemia è all'orizzonte, secondo Bill Gates. Ma di tutto ciò che la cosa rende veramente inquietante la situazione, e appunto, io adesso vi riporto anche questo articolo, Bill Gates dona 3,5 milioni di euro per creare zanzare killer antimalaria. E non solo, abbiamo Crisanti, studia come sconfiggere la malaria determinando l'estinzione delle zanzare Anopheles, come si pronunci. Pure lui, gene editing e DNA delle zanzare modificato contro il flagello dimenticato dalla malaria. E questa è la grande speranza di cui parliamo con Andrea Crisanti, professore di microbiologia dell'Università di Padova. Quindi anche lui c'è dentro, però io qua sono andato anche a sottolineare che questi risultati sono trasferibili fuori nel mondo reale? E risponde: stiamo lavorando a modifiche per sviluppare sistemi che siano più controllabili. E non a caso la fondazione Bill e Melinda Gates ha finanziato la costruzione di un laboratorio per riprodurre in spazi confinati situazioni ecologiche simili a quelle in cui si riproducono le zanzare per luce, AST Biotech. Abbiamo l'articolo: partiti in Italia i test sulle zanzare OGM contro la malaria, progetto di Bill Gates. Capisci il perché diventa inquietante? Perché se voi guardate... Bill Gates, infatti io faccio un piccolo intervento. Allora, Bill Gates... Ora vai pure. Sì. Come tutti questi altri bei filantropini, stanno giocando a fare gli dèi, sostanzialmente. Perché Bill Gates, sia nel vaccino di Moderna, sia nelle OGM dei raccolti frutta e verdura, insomma degli ortaggi, sta modificando anche alcune piante, si sta occupando di modificare il virus. Sono gli articoli perché Bill Gates vuole farci mangiare solo carne sintetica e via dicendo, poi c'è anche quello. Sì, no, allora io so che appunto Bill Gates si sta occupando praticamente di avere il monopolio di tutti questi brevetti. Questo è il suo scopo, ok? Si prende il monopolio di questi brevetti e lui controllerà il futuro, diciamo, dell'umanità, dell'alimentazione umana, ma non solo, anche per quanto riguarda appunto il debellamento di alcune specie, animali, o la riproduzione massiccia o la clonazione a questo punto. Per esempio sui polli, l'ho letto anch'io e l'ho visto anch'io in Crolla Cabala parte 9, lui sostanzialmente ha fatto un contratto con alcuni paesi africani, laddove poi è esplosa l'epidemia di questa aviaria, perché appunto questi polli fatti dal laboratorio, dai suoi laboratori, o perlomeno dai laboratori nel quale lui è investito, avevano comunque dei difetti, e con la scusa che comunque facevano più uova queste galline speciali, che facevano, che crescevano più velocemente, che erano più belle, robuste, che resistevano a tutto, le ha vendute a questi paesi africani, però non ha fatto altro che poi ammazzare anche quelle poche sane che avevano questi paesi africani. Quindi ha fatto un doppio danno economico. Il problema è che poi lui se ne torna poi con la cura, l'influenza la rimettiamo a posto e fa altri danni. Allora, questo Bill Gates sostanzialmente è uno che fa danni, va in giro a rompere le palle agli altri paesi. Infatti in Kenya non lo possono vedere, perché sostanzialmente ha fatto più casini in Kenya che in altri paesi africani. E comunque, purtroppo i paesi africani si sa che sono corrotti e fanno passare tutti questi filantropi per il loro tornaconto, sostanzialmente. Purtroppo è così, purtroppo questa è l'Africa e dobbiamo farcene una ragione.
Quello che però mi preoccupa è il fatto che a questa gente gli abbiamo dato una visione, diciamo, un affidare di tutta questa knowledge, di tutta questa conoscenza, nel quale addirittura si mettono a sparare satelliti, un Elon Musk che usa i razzi. Fra un po' gli diamo le bombe atomiche e si mettono pure a modificare le bombe atomiche a questi qua. Perché, cioè, non hanno limiti. Non hanno limiti. Stanno giocando... Senti la barzelletta. Stanno giocando... La barzelletta. Vabbè, finisci, poi ti dico una barzelletta. No, no, vai, vai, dimmi la barzelletta. 16 febbraio 2021. Vuoi salvare il pianeta dal disastro del clima? Mangia carne sintetica. Proprio con la didascalia. Vuoi davvero salvare il pianeta dal disastro climatico? Iniziate a mangiare carne sintetica. Cioè, articoli proprio così, eh. Esce l'ultimo saggio di Bill Gates sulla battaglia per ridurre le emissioni. Ecco come fare per partecipare a una delle presentazioni. Con l'immagine delle, della carne sintetica. E poi io non ho mai avuto a che fare con prove scientifiche. Mi metterò a fare ricerche a breve, perché comunque è strana questa cosa. Che alle vacche, all'allevamento intensivo delle vacche si attribuisce inquinamento di metano perché scorreggiano le vacche. No, la serra e delle vacche, ma sarà più che altro di qualche fabbrica che spara amianto nell'aria o delle loro scie chimiche del cazzo, che magari quelli aumentano il gas serra. Perché non parlano di quello e parlano solo delle vacche? Ok, io sono contrario all'allevamento intensivo e alla industrializzazione di questi poveri animali, perché comunque non hanno una vita e vengono trattati proprio come bestie. E quindi sì, sono contrario sostanzialmente, perché ho un morale. Ci sta, però attribuire il riscaldamento climatico alle vacche, anche quella è una grande pagliardata dei ben pensanti. State. And tonight he's charged with having and trading a massive amount of child pornography. Cairo 7's Gary Horker is live near the Gates compound in Medina. And Gary, this man worked as an engineer for the family. That's what SPD intelligence found out, Steve. They found out that the man actually worked for the Bill and Melinda Gates mansion on the grounds of their sprawling 66,000 square foot estate. And that's where they found him and questioned him last March. Questo progetto politico, ho detto che ha una forte vocazione europeista, perché l'Italia in questo momento può giovarsi di una forte consonanza, di una forte sintonia tra l'indirizzo politico della Commissione europea e quello che noi stiamo perseguendo. Il fatto che non sarà sfuggito che quelli che sono gli obiettivi politici, economici, sociali posti a base nel nostro progetto di riforma siano anche pressoché specificamente indicati nel programma Next Generation EU, non è casuale. E ancora c'è un altro elemento che rafforza questo nostro progetto, lo rende ancora più solido, gli dà ancora più lunga prospettiva, più profondità politica. E cioè guardiamo con grande speranza alla presidenza Biden. Io ho avuto già con lui una lunga, calorosa telefonata. Guardiamo con grande speranza alla presidenza Biden. Io ho avuto già con lui una lunga, calorosa telefonata. Una lunga, calorosa telefonata. E siamo rimasti che ci aggiorneremo presto in vista del nostro G20, l'agenda della nuova amministrazione. Colleghi l'agenda
della nuova amministrazione e la nostra agenda. Condividiamo assolutamente, io l'ho ripetuto a più riprese, il multilateralismo, un approccio multilaterale, perché il bilateralismo non ha risolto i problemi e non può risolvere i problemi. Faccio una scaletta di ciò che sta succedendo, perché è interessante che comunque oggigiorno c'è una guerra di informazione e tutte queste notizie ci fanno capire che c'è una guerra di informazione. Parto per esempio dalla famiglia reale, dal principe Harry e la moglie Meghan, che si sono staccati dalla famiglia reale inglese. Non è nella prima volta che succede questa cosa, anche la Lady Diana si voleva staccare dalla famiglia inglese e ha fatto una brutta fine, anche perché aveva degli ottimi principi, voleva aiutare, era molto diversa, capito? Sì, tra l'altro della famiglia reale sono comunque sulla linea di Bill Gates, sulla linea degli altri filantropi, quindi per farti capire che comunque c'è qualcosa che non va anche nella famiglia reale, ci sono un sacco di scandali. Sì. Tra l'altro aveva anche lasciato sfuggire una dichiarazione abbastanza forte, giusto, il principe, durante proprio i primi tempi che si volle staccare. Aveva proprio lasciato una dichiarazione inquietante, che aveva detto che qualunque padre di famiglia fosse nelle sue condizioni farebbe quello che sta facendo. Cioè proprio lascia intendere che c'è qualcosa di marcio, di strano. Adesso la citazione non sarà perfetta perché ormai di un anno fa, di quant'è, però il concetto è quello, bello chiaro, me lo ricordo bene. Nel 2015 è stato pubblicato un video che un turista svedese ha girato a Buckingham Palace. Mostra un ragazzo nudo che si cala dalla finestra del palazzo con un lenzuolo. Il ragazzo non riesce a reggersi e cade a terra. I mainstream media hanno fatto del loro meglio per sfatare il video. Buckingham Palace ha rifiutato di commentare e la polizia metropolitana ha detto che non ci sono state segnalazioni dell'incidente. La famiglia reale è tra i primi massoni inglesi da quando esiste la massoneria, quindi è dentro fino al collo con questo modo di pensare, di come dominare il mondo e l'uomo e tutto il resto degli esseri viventi. Questo è. Poi un'altra dichiarazione shock. Altri salvatori, sì, un'altra dichiarazione shock che è interessante, è l'ultima dichiarazione appunto di Papa Francesco dopo una lunga assenza per questa notizia che lui aveva rilasciato del suo mal di schiena e quindi si era assentato da quando sostanzialmente Joe Biden è entrato alla Casa Bianca. E Papa Francesco poi è uscito con questa nuova dichiarazione che lui sostanzialmente sta pensando a come organizzare il suo funerale, organizzare la sua tomba, quindi sta pensando come dovrebbe morire, come dovrebbe schiattare. Ho letto anch'io, ho letto anch'io appunto. Ti metto una notizia, morire da papa. Sì, è vero, ti metto l'articolo nella descrizione. Ottimo. Poi un'altra controffensiva è quella di Putin, che a mio parere fa parte dell'asse Trump e Putin. E Putin a me sembra molto, molto in disaccordo con tutti questi grandi filantropi occidentali che stanno facendo anche molti affari con il Partito Comunista Cinese. Putin vuole sostanzialmente rallentare il grande reset, cioè gli ha messo un freno a questi di Davos, ha detto che non è d'accordo su come stanno gestendo l'agenda e che si devono dare una frenata. Quindi diciamo forse ci sta dando forse un po' più di tempo prima che questo grande reset globale prenda piede e distrugga effettivamente tutti i nostri valori, tutto quello che è il nostro paradigma, diciamo, della nostra società. Chissà, non lo so. Un'altra cosa che mi ha fatto capire che siamo ancora in guerra e che Trump è ancora attivo contro di loro è al CPAC, quando ha parlato al Conservatives Political Action Conference, in cui Trump dice, fa sottintendere che si sta ricandidando e che sta combattendo contro i democratici, ma non fa intendere, non parla del 2024, fa intendere semmai che vuole iniziare un sistema blockchain per i voti elettorali,
cioè per rendere più trasparenti, diciamo, tutti i voti. Perché il sistema dei voti elettorali, così come c'è adesso, porterebbe anche a un'elezione del 2024 allo stesso problema che abbiamo visto adesso nel 2020. Quindi c'è una lotta, almeno da questo punto di vista, per il suo partito, il partito dei conservatori. E un altro scandalo che è legato a un servizio della CNN che ha fatto una grande pubblicità a Q, riguarda Cuomo. Cuomo è il governatore dello stato di New York ed è risiede proprio nella città di New York ed è responsabile, diciamo, di morti all'interno delle varie RSA ed è anche accusato di violenze sessuali da parte di alcune donne dipendenti che hanno lavorato con lui. Insomma, un grande scandalo, un super arci nemico di Trump che però adesso sta cadendo a pezzi. La sua immagine, la sua reputazione sta cadendo a pezzi. Mi ricollego appunto a quello che ha fatto la CNN e anche la HBO Max, che hanno sostanzialmente creato dei documentari sul culto di QAnon e hanno fatto trapelare questa informazione che Q aveva previsto lo scandalo di Cuomo, che aveva previsto che, per esempio, Jack Dorsey, il CEO di Twitter, faceva passare come senza censura tutto quello che era la pedopornografia, mentre censurava però un Donald Trump e tutti gli altri conservatori. Quindi scandali su scandali, una sorta di boomerang che loro hanno cercato di lanciare contro, nei confronti di Donald Trump e contro il suo partito dei conservatori e i suoi 75 milioni di elettori, che però si sta agganciando contro di loro. Quindi questo boomerang gli è andato proprio addosso, in faccia. When do birds sing? Q. These guys are ridiculous. The former attorney general, this Clinton email case, John Brennan. Ed è interessante questo. E poi il caso Durham è un personaggio affascinante perché è un investigatore del Russia Gate e ha dato da poco, appunto, probabilmente per volere di Joe Biden, le dimissioni da procuratore federale nel Dipartimento di Stato. Ma col fatto che nel 2020, durante le elezioni di Trump, lascerò poi il link in descrizione della notizia, si era messo in posizione di procuratore speciale, questo comunque non farà, diciamo, capitolare il suo ruolo di investigatore all'interno del Dipartimento di Stato. Quindi è comunque un pezzo grosso che lavora per Trump e che ha dato il via alla macchina di investigazione Russiagate, FISAgate, Obamagate e tutti questi documenti trapelati che adesso sono sul sito del governo degli Stati Uniti. Lascio anche il link di questo. E poi un altro fatto eccezionale, interessante, ecco, questi perbenisti, diciamo, di sinistra, tra cui Biden stesso, sono ritornati a fare i contratti, il Green Agreement, quello di Parigi, sostanzialmente, che riguarda appunto uno sviluppo più ecosostenibile, una politica più ecosostenibile per il clima, che però, collegandomi a quello che è successo in Texas, Texas è successo che circa 2-3 settimane fa quasi le temperature sono andate sotto la soglia del normale, addirittura il minimo storico, anche peggio dell'Alaska, quindi parliamo di un meno 20 così da un momento all'altro in Texas, che ha bloccato tutte le centrali elettriche, tutta la struttura energetica del paese. Dobbiamo sapere una cosa: il Texas è un grande oppositore di Biden, è un grande oppositore della sinistra ed è l'unico paese ad essere indipendente energeticamente dallo Stato federale. E strano caso l'hanno bloccato, perché il Texas stava iniziando a opporsi
a tutte le politiche di Biden. Guerra climatica. Questo perché? Perché ci sono prove, e potete anche andare su Wikipedia, e vedere come uno Stato può tranquillamente utilizzare una guerra meteorologica contro un altro Stato. Può essere fatto a fin di bene o a fin di male. L'inseminazione e la ionizzazione dell'aria sono sostanzialmente delle tecniche che possono permettere la creazione di piogge nel deserto o addirittura una nevicata nel deserto. Ed è quello che è successo nel Texas. Non era mai successa una cosa del genere e ha mandato in crash e addirittura ha lasciato milioni di persone in tutto il paese senza acqua corrente. Questo per farti capire come il fatto che loro parlano tanto del climate change a me fa pensare che loro detengono i brevetti che appunto controllano il clima e con questa politica del climate change tengono sotto scacco tutte le nazioni. E dopo anni comunque l'hanno dichiarato svariate volte, ga? Abbiamo tutti video, sì, documenti eccetera. Questo è quanto. Se facciamo un raggruppamento di queste notizie, è evidente che c'è una grossa guerra, un grosso scontro epocale di intelligence. Loro si stanno scontrando, chi di più, chi di meno, su vari fronti, su entrambi i fronti. Quindi le dinamiche ci sono, niente è perso. Dobbiamo soltanto sperare un risveglio generale, perché è la gente che deve capire che non bisogna più dare retta a questi personaggi, non bisogna dare più retta a questo sistema e bisogna rivoluzionare il nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere le cose, altrimenti ci sarà qualcosa di biblico che distruggerà tutto quanto e non è un grande reset, io penso qualcosa di più. A proposito di grande reset, io penso che comunque ci sia stato prima di questo sicuramente un altro Great Reset. Sono prove, tuttora possiamo andare a visitare un sacco di civiltà che sono semisepolte letteralmente, con spiegazioni scientifiche che non stanno in piedi da sole. Quindi sì, è molto probabile che ci sia stata una civiltà precedente alla nostra, che sia stata cancellata, comprendendo anche Lemuria, Atlantide e Lemuria. Bravissimo. Comunque, tralasciando questo, collegato a Parigi, prima di chiudere, avevamo il discorso anche di Sarkozy, se volevi lanciarlo un attimo. Sì, allora, Sarkozy, questo ancora devo verificare come collegato, lo stavo leggendo l'articolo, però ancora non ho trovato collegamenti. So che comunque era amico di Maxwell, Maxwell è la più grande compagna di Epstein, che sappiamo tutti che è lo scandalo dell'isola dei pedosatanisti. Pure purtroppo anche Trump, devo dire, che però Trump ovviamente si è opposto e li ha fatti arrestare comunque. Ha messo in luce quello che facevano. Su Sarkozy c'è molto da parlare e scopriremo a breve i nessi e i connessi. Quindi non l'ho visto bene, in poche parole... è successo? L'hanno arrestato realmente? L'hanno arrestato per corruzione, si dice, per gente che lui ha messo nel governo, anche frodi sulle sue elezioni, i soldi passati sotto banco per le elezioni del 2007, quindi non so ancora bene. Scopriranno c'è un processo in cui hanno dichiarato che andrà in carcere per almeno 2 anni. Cavolo. Così allora metterò. È roba grossa. Per chiudere questa tutto quanto, appunto, mm-hmm, è innegabile la guerra di informazione, è innegabile che c'è uno scontro. E io spero veramente di non arrivare a livelli di Atlantide, di Lemuria, ma spero appunto che la gente dica basta, ci rivoltiamo contro questo sistema e facciamo della nostra vita un valore divino, un valore in cui l'esistenza è infinito, l'esistenza ha un valore superiore
a ciò che può essere la macchina nuova, la nuova BMW con gli schermini olografici. E quindi ho il fatto che dobbiamo perseguire una vita tutta fatta di soldi, che dobbiamo fare sempre più soldi, ma ridiscutere, riqualificare i nostri vecchi valori e unirci una volta per tutte per sconfiggere il male che abbiamo dentro di noi e anche attorno a noi, perché il male in questo momento sta sbilanciando le cose e dobbiamo fare in modo di fronteggiarlo per la vita stessa, per il bene di tutto, altrimenti il reset sarà inevitabile, ma un reset del tipo biblico, apocalittico. E io penso che appunto un Putin non accetterà mai un grande reset come quello che loro intendono. E quello che potrebbe succedere è che tanto comunque loro poco gliene frega a questi personaggi, una guerra di dimensioni epocali o addirittura appunto perché si mettono a giocare a fare gli dei. Maneggiando i nostri DNA, maneggiando il DNA degli animali, maneggiando il DNA delle piante, o addirittura Anche il nostro direttamente, perché comunque se ci vogliono spingere ad alimentarci di carne sintetica OGM. questi stanno giocando a fare gli dèi perché pensano di avere il controllo su tutta questa roba qua, e a questo punto loro hanno anche il controllo su armi nucleari, su tutto quello che può essere per loro un beneficio. Se non hanno valori della vita stessa, allora sostanzialmente quando non li serviamo più, per esempio con la robotizzazione, con la quarta rivoluzione industriale, che saranno i robot che sostituiranno qualsiasi cosa, qualsiasi essere umano nelle fabbriche, cioè a questo punto questi prendono e ci eliminano. Io sono sicuro di questo, e sarà apocalittica la cosa, sarà veramente apocalittica. Il trucco sta proprio qua, il trucco nel gioco, la soluzione nel gioco sta principalmente in questo, nel capire in anticipo lo schema prima che sia troppo tardi, proprio per poterlo Sovvertire. fronteggiare, appunto, dare una risposta definitiva e diversa. Ed è per questo che è interessante il discorso del Looking Glass, si spera che sia tutto coerente. Come dice però lui, anche il Looking Glass, dice: è vero, aveva fatto un'affermazione del tipo: è vero che loro finiranno male, perché in ogni caso non puoi giocare a fare Dio con la natura e con l'esistenza delle cose, prima o poi paghi le conseguenze, ma perché è un fatto divino, è un fatto divino. Però è anche vero che chi sta al gioco di questi personaggi, noi, potremmo subire la medesima punizione, anche se ci svegliamo adesso. Lui non dice che l'umanità sarà salva e che tutti si salveranno, assolutamente, anzi ha parlato di gente che finirà sottoterra, quindi non sappiamo esattamente come potrebbero andare le cose. Io spero che non succeda niente, spero che forse Trump ha visto qualcosa che l'ha fatto cambiare, l'ha fatto riflettere, ha detto: no, aspetta che cerchiamo di cambiare la storia, cerchiamo di cambiare le cose. Poi tutto può essere, ripeto, una speculazione. Può essere non vero, verosimile, inverosimile, non lo sappiamo. In ogni caso c'è una guerra, questo lo sappiamo, e la tentazione di ridurre l'umanità in una schiavitù transumana, dove non c'è più niente di umano, questo è inevitabile, si vede ed è inevitabile. E chi sta a questi giochi subirà la medesima fine. Chi non sta a questi giochi, forse avrà una speranza di salvezza. Io comunque rimango sempre ottimista, in un modo o nell'altro Ovvio, credo nella salvezza dell'anima, credo nella salvezza spirituale, e questa è, diciamo, la risposta a tutto, secondo me. Questa è la cosa fondamentale. Prima o poi tutti moriamo, prima o poi dobbiamo accettare questa realtà e non dobbiamo infatti perseguire una vita materialistica, ma una vita più spirituale, in cui diciamo: ok, cosa ho fatto nella vita? Ho fatto questo, questo, questo. Ok, ho fatto del bene, ottimo. E questo deve essere il resoconto della nostra esistenza. tutto è illusione, l'unica realtà, l'unica cosa che possiamo
È la tua. Identificare è la coscienza. La tua coscienza. L'amore. Grande Gabri, grazie ancora. Iscrivetevi The New Voice su Rumble. Grazie, grazie, sì. Ancora, ci vediamo la settimana prossima. Fateci sapere il dogma, mi raccomando. Fateci sapere se volete che approfondiamo su qualche discorso che abbiamo toccato o che vorreste che portassimo. Qualunque cosa, siamo aperti. Cercheremo di condurre sempre un filo logico sulle nostre questioni e argomenti, in modo da non fuorviare, perché ci sono veramente tanti temi molto ampli anche da, se volendo, approfondirli. Ci rivediamo molto presto. Circa una settimana ci rivedremo con la prossima puntata di questo podcast. Siamo contenti che vi stia piacendo così tanto, quindi noi daremo il meglio. Grazie ancora Gabri. Ti ringrazio Kill Dogma, è sempre un piacere parlare e discutere, abbiamo un sacco di cose in comune e speriamo di trovare sempre più risposte anche per definire una posizione, diciamo, più ottimistica della situazione. Grazie ancora. Je vais pas y aller par quatre chemins, madame von der Leyen. J'ai une question essentielle pour vous aujourd'hui. Comment la Commission européenne a-t-elle pu accepter de se coucher ainsi face au laboratoire pharmaceutique? Dans la gestion de la stratégie vaccinale, j'ai le sentiment, madame von der Leyen, que les dirigeants des Big Pharma on fait la loi à votre place. Sur les négociations et les contrats, tout d'abord, c'est l'opacité à tous les étages. Aucune information sur les négociations malgré les demandes de notre Parlement. Seulement 3 contrats rendus publics grâce à notre pression citoyenne. Et voilà à quoi ils ressemblent, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Toutes les informations les plus importantes, comme le prix, le calendrier de livraison, ou même le détail des clauses de responsabilité, sont masquées. Pour les autres contrats, il faudra attendre que les labos daignent les publier. Parce que oui, ce sont eux qui décident. Sur les livraisons, ensuite, des retards en pagaille et aucun calendrier respecté. Sans aucune sanction, bien sûr, parce que oui, ce sont les labos qui décident. Sur les brevets, même scandale. Ces vaccins ont pu être développés grâce à des milliards d'euros d'argent public. Mais les brevets, eux, reste la propriété exclusive des Big Pharma. Résultat, les États ne peuvent produire à très grande échelle les doses dont le monde a tant besoin. Parce que oui, ce sont les labos qui décident. Et enfin, cerise sur le gâteau, 15 milliards les profits, 15 milliards de chiffre d'affaires et 20 à 25% de marge pour Pfizer, qui se réjouit d'ailleurs de son succès, de son blockbuster, je les cite. Sanofi n'a pas trouvé de vaccin, mais par contre, ils ont trouvé 400 postes de recherche à supprimer et 4 milliards d'euros de dividendes à distribuer. Les labos sortent le champagne. Parce que oui, ce sont eux qui décident. Quel aveu d'impuissance, madame von der Leyen. N'est-ce pas à nous, ici, dans cette enceinte, de faire la loi? On est capable d'imposer à nos concitoyens une restriction inédite de nos libertés, mais on serait incapable de fixer les règles au Big Pharma? La Commission doit rendre des comptes. C'est pourquoi, au nom de notre groupe de la gauche au Parlement européen, je demande la création immédiate d'une commission d'enquête sur la responsabilité de la Commission dans ce désastre. Nous sommes en droit de savoir. Car après tout, ces vaccins ont été payés avec notre argent. Et l'équation doit être simple. Argent public, contrat public, brevet dans le domaine public. C'est aussi simple que cela. Depuis des décennies, nous abandonnons tout, jusqu'à notre santé, aux mains du privé. Et nous voilà aujourd'hui dans l'impasse. Nous proposons ici un chemin inverse, mettre un terme à la toute-puissance des laboratoires. Il est temps de faire tomber les brevets et s'assurer qu'aucun profit ne soit réalisé sur la pandémie. De rassurer les citoyens qui doutent en sortant les vaccins des griffes des multinationales. D'espérer revivre après un an de deuil, d'inquiétude, d'isolement, de précarité. Voilà ce qui devrait être votre rôle, madame von der Leyen, si vous n'aviez pas abdiqué face aux labos. Alors que la population n'en peut plus, que les précaires ont faim, que les jeunes désespèrent. Reprenons le contrôle face aux labos. Sortons la santé du marché
et considérons enfin les vaccins comme des biens communs de l'humanité, pas la machine à cash des actionnaires. Je vous remercie.